crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Il titolo della predicazione di oggi è Le pulizie di fine anno. Perché stiamo facendo le pulizie? E ho chiesto un'immagine che rappresenterà un po' che cosa dirò oggi tra un po'. Ecco, riuscite a vedere? Vedete che è una donna che sta cercando qualcosa? La vedete? È un quadro molto famoso questo. E noi parleremo di lei. Lasciatela là come sfondo. Allora, Luca capitolo 15. Siete pronti per fare le pulizie di fine anno? Oh, un po' di pulizie di fine anno fa sempre bene. Mettere a posto i cassetti. Buttare via quello che non si usa. Pronti? Allora, Luca capitolo 15. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinarono a lui per ascoltarlo, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, avendo 100 pecore, ne perde una? Non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatola, tutto allegro, si mette sulle spalle e giunto a casa chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. E vi dico che allo stesso modo ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Disse ancora: un uomo aveva due figli, i più giovani di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali, ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli, ma i maiali mangiavano, ma nessuno gliele dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. E lì dunque si alzò e tornò da suo padre, ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetele un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come
fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei suoi servi, gli domandò che cosa succedesse e quello gli disse: «È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo». Ed egli si adirò e non vuole entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose a suo padre: «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». Il padre gli disse: «Figliolo, tu sei sempre con me, ogni cosa mia è tua, ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Allora, qua noi troviamo nel capitolo 15 Gesù che parla di tre parabole. Quante sono? Tre parabole. E lui riassume nell'ultima la storia delle prime due. Quindi la prima di tutte, che parla delle pecore, parla di un gruppo di persone, diciamo, che erano là, le pecore. Una che si perde va dove? Nel mondo, va fuori, lontana. Quindi non sta parlando di una pecora ribelle, dite com'è, non sta parlando di una pecora ribelle. Non sta parlando di una pecora che se ne va, ma sa dov'è il gregge. Sta parlando di una perduta, cioè che non ritrova più il gregge, che è così lontana, fuori dal gregge, fuori dalla casa di Dio, è così lontana che non sa come tornare. Non che sa come tornare, ma non vuole tornare. Amen. Perché la pecora che sa come tornare, sa dove il gregge, non vuole tornare, quella si chiama pecora ribelle. E Dio non va a prendere la pecora ribelle. Lei torna quando vuole perché sa dov'è. Amen. E poi parla di un'altra. Questa invece, sta parlando di una dramma, era una moneta greca che equivaleva ad argento, che equivaleva a una moneta romana ai tempi, che valeva molti soldi. E qua sta dicendo: qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa? Quindi dov'è che ha perso questa moneta? Fuori o dentro casa? Ha perso dentro casa. E io oggi voglio parlarvi, prendendo anche la parabola del figlio del prodigo, unisce la prima, uno che va nel mondo completamente, lontano da Dio, addirittura la Bibbia dice che mangia con i maiali, ricordiamoci che sta parlando degli ebrei, e i maiali sono animali completamente impuri, era vietato, dite com'è vietato. Addirittura avere l'allevamento di maiali era peccato. Infatti, se notate, quando Gesù va dall'indemoniato e gli indemoniati dicono: mandaci nei maiali, vi ricordate di questo passaggio? Molti pensano: no, ha mandato nei maiali perché i demoni sono territoriali e non volevano andare via da lì, ma sono, la verità è che i maiali poi sono morti. Perché hanno chiesto mandaci nei maiali? Perché era vietato allevare i maiali. E quindi stava dicendo: mandaci nel loro peccato, porta via la loro prosperità, perché era peccato allevare i maiali. E quindi che cosa ha fatto? I demoni sono andati lì e Gesù gli ha permesso, perché era sbagliato avere i maiali. Quindi non si poteva. L'idea di lavorare con i maiali, essendo animali impuri, era terribile per un ebreo. E qua cosa sta dicendo? Quindi che questo ragazzo va a lavorare con i maiali, ma vedete, lui non era neanche il capo dei maiali, perché qua dice che quando lui voleva mangiare davano ai maiali, ma lui non glielo davano. E che vuol dire? Che lui era sotto il capo dei maiali, quindi non era neanche a capo dell'allevamento di maiali, era sotto il capo, perché quella persona dava da mangiare ai maiali e lui diceva: scusa, è il mio turno e non c'era. Ma il secondo, che è il mio quadro, fatelo vedere, è di quello che voglio parlare oggi, di quelli che sono persi dentro casa, non di quelli che sono persi fuori dalla casa. Perché vedete, nella parabola, questa è la donna che sta cercando la dramma perduta, è proprio il quadro, si chiama così. E lei cosa sta facendo? La Bibbia dice: spazza la casa,
Vai in giro con il lume, cerca per vedere dov'è che è questa dama perduta. E sapete, per trovarla lei doveva fare cosa? Pulire un po' la casa, doveva spostare i mobili, d'un tratto magari spostava i mobili, diceva: oddio, quanta polvere, da tanto tempo che non aggiusto qua. Doveva mettere a posto le cose, doveva toccare in alto, doveva guardare dove non ha mai guardato e doveva mettere una luce per trovare la sua dama che era perduta dove? Dentro casa. E vedete, nella parabola del figlio prodigo è una relazione di queste due parabole in una sola, perché la prima è il primo fratello, ma la seconda è il fratello del figlio prodigo che era in casa, ma anche lui era perduto. Amen? Perché era perduto? Perché era in casa e non riconosceva l'amore del padre. Perché era in casa e non riusciva ad amare suo fratello che era perduto e non era contento che il padre perdonasse suo fratello, non era felice che un altro avesse il perdono. Quindi noi qua dobbiamo intendere che noi possiamo perderci andando fuori dalla casa del padre, ma noi possiamo perderci anche essendo dentro la casa del padre. E quello che voglio dirvi è che ci sono nella Chiesa di Gesù molte drame perdute. E oggi è il giorno di pulire casa per trovarle. E probabilmente le drame perdute sono già qui, sono nella casa di Dio. Amen? Sono persone che dicono: io non ho lasciato Dio. Sono persone che dicono: no, io in fondo credo di amarlo. Perché sapete, c'è un predicatore che una volta ha detto una cosa molto carina, ha detto: tutti quelli che sono dentro la chiesa sono credenti, perché credono comunque che Dio esiste. Il problema non è che sono credenti, il problema è che non sono cristiani. Credono che Dio esiste, ma non seguono Cristo. Amen? E oggi io voglio essere quella donna, perché approfitto che sono una donna e voglio fare pulizia e voglio spostare un po' i mobili per vedere dov'è la drama perduta, dov'è che l'abbiamo perduta, perché da qualche parte è caduta dalle nostre mani, da qualche parte è scappata, pur non essendo ancora scappata da Dio, ma è scappata dalle nostre mani, persa in mezzo a noi. E il segno di questo fratello che era perso dentro casa, chi è d'accordo che anche se lui era dentro casa lui era perso? Perché lui non stava vivendo in accordo con l'amore del padre, lui non stava vivendo in accordo con i principi del padre, lui era là nella casa del padre, lui frequentava il padre tutti i giorni, ma lui non conosceva nemmeno suo padre. Lui era là che tutti i giorni faceva ciò che era giusto. Vedete che lui cos'è che, qual è l'affermazione che dice? Lui dice che peccava, lui dice: io ti ho servito, quando? Tutti i giorni. Io ho fatto tutto giusto, ma pur avendo fatto tutto giusto, il suo cuore era lontano dal padre. E quando è che il nostro cuore è lontano dal padre? Quando noi, pur essendo in chiesa, non siamo disposti a perdonare le persone. Quando noi siamo in chiesa e vediamo uno che ha lasciato la chiesa per qualsiasi motivo, qualsiasi peccato e torna, e invece di fare così, benvenuto, noi diciamo: oddio, quello è tornato. Ecco, quelli sono le drame perse qua in mezzo. Sono quelli che giudicano profondamente le attitudini del padre e non comprendono che lui si sta muovendo in questo caso per bontà, nel perdonare chiunque, nel dare un'altra chance a chiunque. Quelli persi dentro la casa del padre è quelli che non capiscono la misericordia, è quelli che quando qualcuno usa misericordia verso un altro storce il naso per dire: non dovevi usare misericordia di quella persona, e fa la lista dei peccati della persona per i motivi per i quali non merita misericordia, per i quali non merita di fare niente in chiesa, perché ha una lista di cose sbagliate. Sono quelle persone che non credono nella gente, che non credono che le persone possono cambiare, che non credono che le persone devono cambiare. Sono quelli
che non sono là fuori, come era il padre, ad accogliere il fratello lontano. Sono quelli, pensate a questo fratello, non c'è nessun momento dove dice che il padre aspettava il figlio e che lui era lì. Essendo cresciuto nella casa del padre, non avrebbe dovuto avere la stessa aspettativa nel vedere le persone che stanno tornando, non dovrebbe sognare con le persone che stanno tornando, non dovrebbe essere contento delle persone che stanno tornando, non dovrebbe anche essere lui o lei a fare di tutto perché le persone potessero stare bene. Invece no. Invece chi è perso nella casa del padre è chi, pur essendo nella casa di Dio, vive nella religiosità, vive giudicando le persone, vive giudicando dicendo questo è giusto, questo è sbagliato, e è invidioso e continua a guardare dicendo perché quella persona, quello è gente che non sa gioire con la gioia degli altri. Sapete, essendo cristiani, immagina, arriva una persona e ti dice wow, mi hanno regalato una macchina. E anche se a te non l'hanno regalata, avresti dovuto dire che bello, che benedizione. Quelli che sono persi nella casa del padre sono quelli che sono là seduti e iniziano a dire a me come canta quello là non mi piace, a me come è vestito quello, quello quando fa gli annunci mi fa schifo, quello così, ecco, io voglio darti oggi, voglio fare una pulizia, voglio mettere luce nella tua drama persa. Noi vogliamo invitarti a uscire da questa situazione, a uscire da una situazione di giudizio, a uscire da una situazione dove ti metti al di sopra di tutti, criticando tutti gli altri. Perché se è così, sappilo, ti do questa rivelazione oggi, tu sei una dramma persa, sei nella casa di Dio, ma noi non ti vediamo. Sei nella casa di Dio, ma non sei nelle mani di Dio, perché sei altrove e non c'entra con quanto bravo sei, c'entra con quanto hai imparato dal cuore di tuo padre, buono, misericordioso, sempre pronto a perdonare. Ah, ma quella persona ha sbagliato 100 volte, com'è il cuore di una persona che è cresciuta, che è figlia di Dio? Ha sbagliato 100 volte, qual è il nostro desiderio? Preghiamo perché la prossima sia quella giusta, dove non sbaglierà. Amen. Qual è il cuore di un figlio di Dio? È quello di, invece di guardare, quello va bene, quello non vi va bene. Sapete, quando noi abbiamo incominciato a fare questo posto, a volte non potete immaginare le cose che sentivo. Gente che diceva, ah sì, perché il pastore ha messo un bel lampadario, chissà quanto è costato. E poi tu vai nella casa di questa gente e loro hanno il meglio. Ma per Dio no, per Dio sono quelli che vengono qua e fuori spendono per la loro borsa di Louis Vuitton 600-700 euro, pur di andare in giro fanno le carte false, quelle donne del meraviglioso mondo di Louis Vuitton, fanno carte false per averne una, e poi quando c'è da investire nel regno di Dio, nelle missioni, nell'evangelizzazione, missione possibile, nel sociale, importare un chilo di cibo per aiutarci, come ci sarà il 10 gennaio, noi ci dimentichiamo e questo chilo non lo portiamo, c'è il momento di fare un'offerta per la casa di Dio o di costruire la casa di Dio e noi mettiamo il nostro 1 euro e ci costa. Ecco, quelli sono persone perse, anche se sono nella casa di Dio. A volte noi pensiamo, quelli là fuori. Oggi io voglio parlare di quelli qua dentro. Amen. Dove questo luogo è un luogo dove dovrebbe trovarsi grazia e misericordia. Questo luogo è un luogo dove dovrebbe trovarsi sempre, dite com'è, sempre. Una buona parola per qualcuno. È un luogo che anche se la gente arriva e ci dice il peccato peggiore della sua storia, noi non siamo là e siamo scandalizzati. Ecco come ha fatto il figlio che era nella casa. Allora tu farai una festa per quello che ha sperperato i tuoi soldi con le prostitute. E il padre dice sì, farò proprio una festa per quello che ha sperperato i soldi con le prostitute, perché questo sta tornando a casa e quindi merita una festa. E il nostro cuore non dovrebbe essere così. Ah, ecco, quello ha fatto così, quello ha lasciato la moglie. Io non sto dicendo che queste cose siano buone, però io sto dicendo che questi che fanno questo lo fanno quando stavano mangiando con i maiali. Dite con me, non esiste.
misericordia fuori dalla casa del Padre. Amen. Noi non stiamo parlando di gente che è là che mangia ancora con i maiali. Cosa sarebbe successo al figlio, al prodigo, se lui non fosse tornato a casa? Prima non era nella Bibbia. Cosa sarebbe successo al figlio prodigo? Sarebbe morto? O piuttosto sarebbe stato lì a mangiare con i maiali tutta la vita quando gli dessero da mangiare? E noi stiamo parlando che avrebbe vissuto in un modo, ricordiamoci che Gesù sta parlando agli ebrei, avrebbe vissuto in un modo impuro. E là non c'era la misericordia, perché non c'è, dite com'è, non c'è misericordia fuori dalla casa del Padre. La casa del Padre non intendo le mura, la casa del Padre intendo la sua chiesa in generale, noi insieme, intendo dove lui e i suoi fratelli abitano, che non è per forza solo un luogo fisico. Amen. Ma non c'è. Noi non possiamo immaginare che fuori da Dio, lontano da Dio c'è. Ma io non sto parlando di quelli, sto parlando di quelli che sono tornati, sto parlando di quelli che hanno sperperato con le prostitute ma hanno detto non voglio più sperperare con le prostitute. Stiamo parlando di quelli che anche dentro la chiesa sono caduti mille volte e noi siamo stati qua per rialzarli e non per vederli ed essere felici della loro caduta. Amen. Quando noi abbiamo un cuore, secondo il cuore di Dio, noi siamo persone misericordiose. E nella Chiesa di Gesù, se c'è qualcosa che a volte manca, logicamente non in tutti, è avere misericordia di coloro che sono più deboli. Ed è credere, dite com'è, credere che tutti possono cambiare. Dite com'è, credere che tutti possono cambiare. Credere che le famiglie possono tornare insieme, credere che i figli torneranno ai genitori, credere che i genitori torneranno ai figli, è promessa di Dio. Pastore, ma è davanti a tanti no nella nostra vita e quando tante cose dicono di no, tu cosa fai quando tutto dice di no? Tu dici sì, io sono figlia di un Dio che dice sì, amen. Non mi interessa che le circostanze dicono di no. Il mio Dio ha detto di sì, amen. E se io non mollo, se io non lascio, io vedrò il frutto della mia fede. Amen. E vedrò la gloria di Dio. Se io accetto le circostanze, io non vedrò mai la gloria di Dio. Se io accetto di vedere un mio fratello distrutto o parlando male o criticando gli altri, se io accetto questo, io non vedrò mai una chiesa che ama. E io oggi voglio fare pulizia in questa chiesa. E la pulizia è, dobbiamo cercare nel nostro cuore, ma noi, siamo le dracme che sono nelle mani di Dio? O invece noi siamo persi da qualche parte? O ci siamo persi nei giudizi, nell'incredulità? C'è gente che viene in chiesa da 200.000 anni. Dite com'è, da quanto tempo? Erano Highlander, vivevano già allora, non muoiono mai. Eppure, 200.000 anni ascoltando la parola di Dio, seduti qua di domenica. Oggi avresti dovuto già essere un apostolo, un pastore, uno che impone le mani e vede guarigione, uno che ha una vita con stili di miracoli. Invece sei ancora lì, seduto nella tua sedia, a guardare il mondo che passa davanti a te e a vivere il tuo cristianesimo non da protagonista, vedendo la vita degli altri. Cristianesimo è qualcosa che noi dobbiamo vivere da protagonista. Io ogni volta quando ero più piccola che leggevo, ma ancora oggi lo faccio, se leggo una testimonianza, una storia di qualcuno che dice quella persona ha fatto questo, non è che io passo e dico wow, John Wesley ha fatto questo. Io vado davanti a Dio e dico, perché John Wesley ha fatto questo e io non l'ho fatto? E dico, tu non hai figli preferiti, anch'io voglio fare questa cosa. E magari Dio mi dice, beh, guarda la sua vita, inizia a fare uguale, poi magari ne parliamo. E dico, vabbè, ok.
Perché? Perché non voglio vivere guardando gli altri che passano avanti. Non sto parlando, non è una competizione chi va avanti, è una competizione di chi sta crescendo, una competizione che fai con te stesso. Io non voglio rimanere fermo, io non voglio rimanere perduto. Sapete, quelle 9 dracme che erano nella mano della donna, lei avrebbe potuto usare per comprare cibo, avrebbe potuto usare per andare là fuori, pagare le sue conte, avrebbe potuto usare per aiutare gli altri, ma una dracma che è persa, non la può usare, è lì, magari la trovi se non pulisci bene la casa tra 5 anni, dici, guarda dov'era quella monetina che cerco da 1000 anni, la mia monetina d'oro, il mio dollaro d'oro, e lo trovi lì. Quante volte hai pulito la casa e hai trovato delle cose che neanche pensavi di avere più? Io in questi giorni l'ho fatto, per questo nasce questa predica, no? Ho guardato delle cose e dicevo così, ma ancora quel vestito! Poi guardo e dico, ma ancora quell'anello, ma no! Ho trovato anche un anello di Cindy Jacobs che mi aveva dato 1000 anni fa, che scherzavamo su quell'anello perché era una roba grande così, no? Oh, c'è ancora quello! E sapete quando è che noi troviamo queste cose? Solo quando noi le cerchiamo e quando noi mettiamo a posto la casa. Per questo non finire quest'anno senza mettere a posto la casa. Non sto parlando della tua casa fisica, sto parlando di oggi. Oggi noi siamo venuti a Gospel per fare pulizia nei nostri cuori e per fare pulizia nei nostri pensieri e per fare pulizia nella nostra fede. Per non entrare l'anno senza avere in mano tutto quello che ci serve per affrontare l'anno prossimo. Amen. Allora bisogna spazzare la casa, bisogna accendere una luce, e io oggi sono un po' la tua luce. Vediamo come ha fatto questa donna, verso 8. Qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume? Prima cosa che dobbiamo fare, accendere un lume. Accendere una luce. Io oggi sto cercando di accendere una luce su di te per dire, allora guardiamo il nostro cuore, e la luce è simbolo anche dello Spirito Santo e della parola di Dio che dice luce per illuminare i miei passi, in Proverbi 19 o 18, non me lo ricordo, dice la tua parola è luce per illuminare i miei passi. Quindi con la parola di Dio oggi, mentre tu lo ascolti, questa è luce per te. E poi dice, accendi un lume e spazza la casa. Quindi la casa nella Bibbia siamo noi, il tempio dello Spirito Santo. Diamo una spazzata oggi. Amen. Inizia a dire, vediamo se i miei pensieri sono in accordo con i pensieri di Dio. Vediamo se c'è giudizio nella mia testa e se io giudico mio fratello. Ah, pastore, ma quello ha sbagliato. Non importa che ha sbagliato. Vedete, la Bibbia dice che noi non dobbiamo giudicare i cuori. La Bibbia non dice che noi non dobbiamo giudicare. L'Apostolo Paolo in 1 Corinzia capitolo 6 dice, ma non avete in mezzo a voi qualcuno che vi giudichi? Allora noi possiamo giudicare l'atto. Se una persona ha ucciso un'altra, io posso dire è sbagliato in accordo con la parola di Dio. Amen? Però non posso giudicare la motivazione del suo cuore, perché io non so, non la conosco e non posso intendere. Quando io ero piccola, io mi ricordo che sono andata a pregare per una donna che era in coma all'ospedale, aveva avuto un aneurisma, e ero nella chiesa cattolica, sono andata io, il prete della chiesa e un'altra ragazza. E quando stavamo tornando, noi siamo passati in una strada piena di travestiti, sapete che in Brasile ci sono tantissimi, ormai c'è in tutto il mondo, tantissimi travestiti. Infatti una volta un ragazzo ha detto a mia sorella, l'ha guardata e gli ha detto, ah, sei brasiliana, travestiti. E lei ha detto, un travestito ne fa 100 in Italia, quindi chi è che ha dei problemi? E questa è una nazione che ha questo problema. E allora mentre io passavo, noi abbiamo incominciato a prendere in giro, perché non so che a volte molti travestiti hanno, non lo so, il rossetto tutto molto, no? Sono un po' stravaganti. E mentre noi prendevamo in giro, ho avuto la lezione migliore della mia vita. Questo sacerdote ci ha guardato e ci ha detto,
voi cosa ne sapete? Il perché quella persona è lì? E perché ha fatto tutti questi interventi cercando di rinunciare, rinegare la sua identità? E ci ha detto, molti di loro sono stati violentati nelle loro case, molti di loro hanno avuto i genitori ubriachi, molti sono arrivati qui per delle situazioni terribili. Non vi permettete mai di giudicare, perché voi non sapete quello che c'è dietro. Fate l'applauso al sacerdote, perché io ero quella che giudicava. Sapete, in quel giorno non vi posso dire che eravamo tutti felici. C'è stato quel momento in macchina di abbiamo capito. Però è entrato nel mio cuore questo. E io ho detto, cosa ne sappiamo noi il perché la gente arriva a fare certe cose? Amen? L'altro giorno con la Shelly Gesù ho incontrato una persona, un ragazzo, guardando era un ragazzo, e questa persona mentre ne parlavamo mi diceva che aveva fatto un cambio di identità, era un transgender, anche se non sembrava, sembrava proprio un ragazzo, guardando un ragazzo con la barba, e mi ha guardato e mi ha detto, ma io non vado con le donne, sai perché ho fatto questo? E ha detto, perché sono stato violentata da quando sono piccola, e nella mia nazione mi vedevano solo come un buco e mi facevano così male che io tutta la vita ho cercato un modo di proteggermi e ho trovato il modo, ho fatto la mia faccia come una di un maschio. E io ho pensato, mentre questa persona mi raccontava tutta la sua storia, quanto noi possiamo magari una cosa del genere solo giudicare, solo dire è sbagliato. Certo che è sbagliato, perché Dio può guarire, può cambiare, però vedete, non possiamo dire appena vediamo una persona è tutto sbagliato, perché noi non sappiamo la storia di quella persona, noi non sappiamo quanto avrà sofferto per fare questo, e proprio perché noi non sappiamo, noi non possiamo giudicare la motivazione dei cuori. Amen. Noi possiamo pensare quello è sbagliato, ma noi dobbiamo aiutare quella persona ad essere guarita. Così guarita da non aver più bisogno di nascondersi. Amen? Così guarita da poter venire fuori e riaccettare la sua propria identità. E questo è uno dei casi, ma possiamo parlare di tante altre cose. Per questo noi dobbiamo oggi fare pulizia nella nostra mente e dire, ma noi stiamo giudicando? Ma noi cosa stiamo facendo? E qua sparano giudizi da tutte le parti, ma la Chiesa di Gesù non deve essere questo luogo. Amen. Noi dobbiamo correggere, non giudicare. Chi giudica punta il dito, chi corregge apre le braccia. Guarda, questo è sbagliato, ma Dio vuole aiutarti, noi vogliamo aiutarti, noi vogliamo dirti che ti vogliamo bene così e vogliamo aiutarti. Amen. Perché questo dovrebbe essere un luogo d'amore. La Bibbia dice, per l'amore per il quale avete uno per l'altro, vi riconosceranno. E sai cosa vedo nella Chiesa di Gesù? Se tu apri un po' internet, vedi la gente, uno che spara sull'altro. Quello all'albero di Natale spara, quello non ce l'ha, spara perché non ce l'ha. Ognuno spara sull'altro, ognuno in accordo con la propria poi opinione. Su tante cose, alcune cose la Bibbia è chiara e altre no. Quindi iniziano a sparare uno sull'altro. Quello ha i capelli così, spara su di lui. Quello metti la gonna, spara perché metti la gonna. Quello non metti, spara perché non metti. Quello ha i capelli lunghi, spara perché ha i capelli lunghi. Quello ha i capelli corti, ti sparo perché ha i capelli corti. Quello ha il piercing, ti sparo perché ha il piercing. Quello non ce l'ha, ti sparo perché non ce l'ha. Sapete cosa? Abbiamo anche gente, pur amando Dio, che soffre profondamente all'interno di una chiesa per l'immensità di giudizi che noi diamo sulla vita della gente, in genere giudicando le apparenze senza conoscere il cuore. Amen. La gente deve sentirsi benvenuta, e uno che va via da qua, uno che va via per qualsiasi motivo, quando torna deve sentirsi ancora e sempre benvenuti.
Amen. Perché noi siamo figli di un Dio che aspetta i suoi figli, gli vuole dare il benvenuto e vuole fare festa per loro quando loro tornano a casa, e vuole che quando tornino a casa possano essere ancora meglio di quanto siano mai stati, trattati in un modo ancora migliore. Amen. Ma io voglio parlare oggi, voglio far pulizia dentro di me, e vogliamo fare pulizia nei nostri cuori per trovare se ci siamo persi, dov'è che ci siamo persi. Amen. Dal racconto della Bibbia, il padre sembra un padre che sa gestire casa sua. Amen. Il padre sa gestire casa sua, gli affari sono andati bene, se no lui non avrebbe avuto che cosa dare al figlio piuttosto che all'altro, giusto? Sapete, a volte uno dentro la chiesa, dentro il regno di Dio, pensa che là fuori si sta meglio e inizia a dire: uffa, nella casa del padre devo essere santo, non posso andare con tutte le donne come là fuori. Ah, là fuori sì che ci sono i rave, là fuori sì che c'è questo, ah, là fuori sì posso fumare, drogarmi, là fuori sì che c'è libertà. Cucurucù. È proprio una grande illusione, e chi è andato là fuori sa che è una grande illusione. Sa, perché puoi fare questo oggi, domani, dopodomani, dopodomani, e poi ti ritroverai vuoto e dentro non avrai nulla. Perché è così, è la verità. Ed è per questo che a volte, sai cosa penso? A volte uno deve andare là fuori per capire quanto era buono qua dentro. A volte le persone mi dicono così: quelli non erano neanche cristiani, non sono cristiani e sono meglio dei cristiani. Ciccio, ricordati, è perché tu non li frequenti tutti i giorni. Li vedi una volta in una festa, vai a vivere con loro, vai a frequentare come noi ci frequentiamo in chiesa tutti i giorni, scuola biblica, cellula, usciamo insieme, parliamo, e voglio che tu torni qua a dirmi la stessa cosa. Perché vedete, qua non c'è nessuno perfetto, ma stiamo cercando di essere. La differenza tra noi e tutta la gente là fuori sono due: prima, che noi vogliamo cambiare e vogliamo che lo Spirito di Dio ci aiuti a cambiare; seconda, che noi abbiamo la potenza dello Spirito Santo per cambiare, ed è per questo che noi cambieremo. Amen. E allora io vorrei oggi che facessimo questa pulizia, che facessimo questa preghiera insieme per dire: ma io forse sono qua dentro e forse sono perso. Così perso che passano gli anni e tu sei esattamente nello stesso posto, seduto nella tua sedia, a fare niente. Non hai cambiato neanche il mondo tuo, non cambi il tuo modo di essere, non cambi il tuo modo di pensare, non hai parlato di Gesù a nessuno della tua famiglia, sei sopra il muro. Vi ricordate Rab la prostituta? Dove viveva Rab la prostituta? Sopra le mura. Qua c'era là fuori e qua c'era dentro la città. A un certo punto devi uscire da questa posizione e devi prendere una decisione. La tua decisione determinerà il tuo futuro. La tua decisione determinerà il tuo futuro. Se tu continui a dire: ma sto un po' qua, un po' là, un po' vado di qua e un po' vado di qua, un po' vado di qua e un po' vado di qua. Se tu continui a fare così, tu non riuscirai ad essere né di qua e né di qua, e non ti sentirai più bene né di qua né di qua, e ci sarà un senso di insoddisfazione. La Bibbia ci insegna che i figli di Dio sono gente radicale. Decidi oggi da quale parte vuoi stare, se vuoi stare dalla parte della casa di tuo padre o se vuoi andare lontano. Decidi e fai la tua decisione adesso. Non puoi passare anni seduto lì aspettando che qualcuno ti imbocchi per tutta la vita. Mangia un po' di Bibbia. Dai, è arrivata domenica, che bello, mangia un altro po' di Bibbia. Non puoi sopravvivere mangiando una volta alla settimana. Devi mangiare tutti i giorni. Non puoi nemmeno stare con una persona, con delle persone che volano per Dio, perché ti stancherai. Perché Gesù dice nella Bibbia che un credente non deve mettersi con un non credente? Secondo voi perché? Perché prima o poi uno dei due si stanca.
Dai, andiamo in chiesa. No, oggi no. Dai, vabbè, vengo per te. Non lo so, io non sento niente. L'altra è la... Signore, sì! Sembra che abbiamo sentito due prediche diverse. Uno dice, non lo so, ma lei era nello stesso gospel dell'altro. Perché questa, arriva a casa e dice, hai visto? Non c'era la presenza di Dio. Non sento niente. E non continuerai a non sentire niente, perché sei sopra quel cavolo di muro. Esci da lì. Cerca di fare una decisione per Dio e dire, Signore, io ti seguirò, io ti servirò, io darò la mia vita a te. Vedrai che anche tu dirai, c'era la presenza di Dio. Perché a volte non c'entra nemmeno con quello che noi diciamo, c'entra con l'unzione di Dio. E per acchiappare l'unzione di Dio, tu devi essere in Lui. Non puoi avere comunione con Dio se non sei in Dio. Non basta venire in chiesa per essere in Dio, non basta. E ti dico questo perché è tristissima la situazione di uno che viene e si siede lì. E non è tristissimo per me, a me non cambia niente. Dio continuerà a mandare gente radicale che servirà e conquisterà l'Italia e l'Europa con me, sia che tu lo desideri, sia che no, perché non dipende da me, dipende da Lui. Lui ha detto, Lui lo farà, indipendentemente anche da me, anche se crepo adesso, manderà un altro. Perché il piano di Dio non dipende da noi, il piano di Dio va avanti con o senza di noi, ma io voglio esserci. Amen. Io non voglio che vada avanti senza di me, io voglio partecipare, voglio vedere il risveglio, voglio vedere i miracoli. Ma se tu non esci da quella posizione di nulla, sono quelli che dicono, ma io non faccio nulla di male, ma neanche nulla di bene. Vive nel nulla, il nulla, il nulla lo mangia. C'è un film che vi ho detto una volta, La storia infinita, una volta lo proietterò, perché parla proprio del nulla, il nulla che mangia il mondo. Non ci sono più favole, non ci sono più sogni, perché c'è il nulla. No, ma io vivo una vita seria, faccio tutto giusto. Anche il figlio là, il fratello del figlio, il prodigo, faceva tutto giusto. Questo non ti rende per forza un cristiano. Perché noi non siamo giustificati per le nostre opere, noi siamo giustificati per la fede che noi abbiamo in Gesù Cristo. E ci spaventeremo, dite con me, ci spaventeremo. Sapete cosa dice Gesù? Dice, molti di voi vi spaventeranno quando vedranno le prostitute e i pubblicani seduti a tavola mangiando con Abramo. E tu guarderai e dirai, no. Quello lì che veniva in chiesa così, io neanche lo sapevo. E Dio sta dicendo, guardate che gente ha usato, le prostitute e i pubblicani erano le due categorie più di più peccatori all'epoca. E dice, vi spaventerete, perché quella gente quando dà il cuore a Dio, lo dà per sempre. Quella gente quando dà il cuore a Dio non ha vergogna e lo dà per tutta la vita. E noi dobbiamo uscire da questa situazione comoda. Ah, ma io non sento niente. Ma tu non sentirai niente per tutta la vita se non fai un'esperienza reale con Dio. Se non vieni qua e dici, Dio, sono la dramma perduta, eccomi, ritrovami. Amen. E guardate cosa dice la storia. Quando l'ha trovata, dite com'è, quando l'ha trovata, chiama le amiche, le vicine, dicendo rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Quindi quando si ritrova, quando noi ritroviamo, cosa dobbiamo fare? Chiamare tutti e dire, vieni qua a gioire. Quella persona non credeva in Dio, adesso crede. Vieni qua a gioire. Quella persona veniva in chiesa da 20 anni e non conosceva Dio e oggi ha deciso di seguirlo. Amen. C'è un libro che ormai non so, penso non lo vendano neanche più, che era molto conosciuto anni fa, che si chiamava Lontani dal Papa e vicino a Cristo. Ed era la storia di una quarantina di sacerdoti di ogni nazione che dicevano, vivevo in chiesa, c'è uno anche italiano che si chiamava Fumagalli, vivevo in chiesa, facevo il capo del seminario, ho fatto tutti gli studi teologici possibili e immaginari, ma io non conoscevo Dio, è la dramma perduta. Finché è arrivato qualcuno con la parola di Dio, credo lui fosse in Africa, una persona che non aveva studiato niente,
e gli ha parlato dell'amore di un Dio meraviglioso. E quella persona racconta nel suo libro che dopo credo 26 anni che aveva detto io sono nella casa del Padre, aveva scoperto di non essere lì. Amen. Perché il cristianesimo è la cosa più bella che possa capitare nella vita di un essere umano, se tu lo vivi pienamente com'è, con fede, con gioia, credendo, seguendo il Signore, mangiando la sua parola, stando alla sua presenza, ascoltando la sua voce. Non c'è niente che sia più bello che vivere Cristo. La gioia di Dio, l'amore di Dio, l'amore dei fratelli, della gente, lo stare insieme in chiesa. Ah, ma io sono già stata in chiesa e una volta mi hanno fatto del male. Voglio darti questa buona notizia, lo rifaremo, perché noi siamo umani, ma è una famiglia. Nelle famiglie si litiga, chissà che nelle famiglie si litiga. Chi non ha mai litigato con padre, madre, fratello, mai, dice guarda, noi tutta la vita mai un litigino, tutti. Ma sapete che cosa ci rende uniti? Perché a Natale noi ci ritroviamo dopo che abbiamo litigato 100 volte, perché siamo una famiglia. E quello che ci rende una famiglia è un sangue che ci lega, e il sangue di Gesù Cristo ha legato ognuno di noi. Noi siamo figli dello stesso sangue, figlio dello stesso Padre, ed è questo che ci legherà. E quando litigheremo, perché capiterà senz'altro che io calpesto il tuo piede e tu il mio, noi diremo la verità uno all'altro e ci diremo, guarda scusami, io volevo appenderti al muro ieri e non lo faccio perché sai Gesù, tutta quella roba lì, però il modo come mi hai parlato mi aveva ferito, forse l'altro neanche lo sa, dagli la possibilità di chiederti scusa. Parliamoci, aggiustiamo, ci rialziamo e ricominciamo, perché sia che tu lo voglia, sia che no, se quel fratello è in Dio, noi vivremo con lui per tutta l'eternità. Meglio che ti abitui adesso. Che dici, facciamo amicizia adesso, che tutta l'eternità è lunga. Amen. Tutta l'eternità è lunga. E togli dalla tua testa un giudizio su quello che Dio fa. Perché Dio sceglie chi sarà qua sopra. Dio sceglie chi sarà là sotto. E non dipende da noi. Vedi, io neanche volevo essere qui. Lo sapete? Proprio non volevo. Chi mi conosce lo sa. Alcuni per scherzo, anni fa, molti anni fa, quando io predicavo il Vangelo, mi chiamavano e mi dicevano così, pastora! A proposito, in italiano non esiste pastora, esiste solo per le pecore vere. È pastore, così che lo sappiamo. È una lingua così, in portoghese c'è, in altre nazioni c'è. Pastora! E io dicevo, io mai farò una roba del genere, perché io volevo fare l'evangelista. Così l'evangelista, grandi campagne evangelistiche, segni, prodigi, miracoli, quello vede, quello cammina, e poi l'evangelista prendi la sua valigina e saluta la città. E tutti quelli che si sono convertiti, che arrivano staccagnati, addolorati, sì sì, sono guarito, ero cieco, però ho tutti i miei problemi psicologici, adesso vedo, ma ho i problemi con la mamma, con la cugina, con il zio, non parlo con lo zio, non parlo con nessuno della mia famiglia, quando ero piccolo mi hanno calpestato, tutto questo rimane a chi? Al pastore, alla chiesa. E io avevo capito, ho detto, di tutto quello che c'è, quello non lo voglio fare. Ma Dio nella sua infinita immensa bontà, quando tu dici quello non lo farò mai, è una sentenza di morte. Perché lui ti vuole dimostrare una cosa, e la cosa è questa, Cici in amore, se io voglio che tu faccia una cosa, tu la farai. E sai qual è la cosa peggiore? È che ti piace. Quella è la cosa peggiore, dice no. E mi ricordo una volta che ero seduta da 2 ore, sentivo una persona che parlava e a un certo punto quasi mi scendono le lacrime. Ero commossa e dico, oddio, inizia a piacermi. Perché quando Dio chiama, Dio capacita. Per questo non avere paura. Se Dio ti chiama a scalare le montagne, tu dici, ho paura dell'altezza. Lui ti capaciterà e diventerai il migliore scalatore di montagne. Perché quando Dio inizia un'opera in noi, è Lui che la porta a compimento. Amen.
Non avere paura, non sono adatto, non sono giusta. Chiunque si sente troppo adatto non è adatto. È proprio quando tu dici io non lo so fare, chissà come farò, chi lo farà per me, allora sei perfetto, candidato perfetto per servire Dio, perché capisci che tu non vali così, senza Dio sei così nessuno, che qualsiasi cosa succederà di buono dirà è stato lui. Come Pietro, ve lo ricordi? Quando Pietro, ve lo ricordate quando Pietro, Gesù dice ma voi chi dite che io sia? E Pietro risponde, no? Tu sei l'unto di Dio, tu sei il Messia. Il Signore ha guardato e ha detto, questo non è stato tuo, questo è stato Dio, perché lo conosceva, non poteva dire una cosa così saggia. Era sempre fuori tempo. Pietro era l'apostolo fuori tempo. Allora quando dice una cosa giusta, Gesù lo guarda e dice, ah, è stato lo Spirito Santo, ti ho beccato subito che non vieni da te. È ovvio che è così, è ovvio che è così. Amen. Per questo oggi noi ci alziamo. Siete pronti a fare le pulizie con me? Ci facciamo una bella lavatina? Mettiamo un po' di straccio nel nostro cervello? Mettiamo un po' di straccio, un po' di sapone nella lingua? A voi mettevano il sapone quando dicevate delle parolacce così? Eh? Ah, volava uno schiaffo a casa dell'allergia. Ecco. Invece facciamo così, puliamo la nostra bocca. E decidiamo che entreremo nel 2016 con mani pure, senza giudizio, con amore, che sia l'amore del Padre nei nostri cuori che possa benedire l'altra gente. Amen. Ah pastore, ma tu non lo sai, io sono qua, ma tu non sai che pastore ho avuto. Dico così perché così non sono io, no, ovvio, potrei essere anch'io. Guarda, abbiamo sentito uno studio bellissimo che io darò alle cellule. Dall'anno prossimo, che si chiama La sindrome del figlio del prodigo. Il celebratore Sabah, che è stato anche qua predicato da noi, ha detto questa frase pazzesca. In fondo la sappiamo, ma era rivelatorio. Ha detto: vuoi una persona che abbia avuto un leader spirituale peggiore di Davide, che lo voleva uccidere in 5 minuti, era spiritista, fuori di sé, arrabbiato, e Dio lo ha innalzato lo stesso, indipendentemente di chi sia nella tua vita. La nostra vita non dipende dalle persone, la nostra vita dipende da Dio. Amen. Per questo oggi cerchiamo le dramme e vediamo se dentro di noi c'è qualcosa e se noi forse siamo quella dramma persa nella casa di Dio. Alzatevi che preghiamo insieme. Adesso noi faremo una preghiera di pulizia, c'è la preghiera di liberazione, oggi c'è la preghiera di pulizia. Un po' di Ajax. Un po' di candeggina. Ajax. Eh? Un po' di candeggina. Non so che cosa tu usi. Candeggina profumata, non lo so. E vogliamo guardare se dentro di noi, se dentro di noi siamo nella casa di Dio, ma siamo perse. Magari siamo una dramma che è là, trovatemi! Amen? Io voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi e a fare proprio un ripasso nel tuo cuore, nella tua mente. Se c'è da perdonare, scegli di perdonare. Ricordiamoci che il perdono non è un sentimento ma una scelta. Solo dopo che hai scelto arriva il miracolo. Se sei triste che qualcuno va bene nella casa di Dio, quella più soldi, quella non lo so, qualsiasi cosa sia. Se sei triste che si usi misericordia con un altro, se sei arrabbiato con qualcuno fuori o dentro, se la persona è qua puoi approfittare e puoi cercarla e fare una pulizia diretta e andare lì. E non andare lì, vedi, se c'è una cosa che non è da Dio, dite com'è, non è da Dio.
E quando tu arrivi da qualcuno che vuoi chiedere perdono, fa così: sono venuto per dire ti perdono. Cioè, che cosa sto dicendo a quello? Visto che hai sbagliato con me, ti perdono. Che cavolo di domanda di perdono è questa? Sono venuto per dirti, ecco, ti perdono. No, non hai capito. Quando tu vuoi chiedere perdono a qualcuno che ti ha fatto del male, se quello non è venuto a chiedertelo, tu vai da lui o da lei e dici: ti voglio chiedere perdono perché io ti ho giudicato, perché io non sono riuscita o riuscito a perdonarti dopo che mi hai detto questo, e ho giudicato male la tua azione, perché può darsi che neanche c'era male nel cuore di quella persona. Amen? Tu pensi per te, poi l'altro penserà per sé. Mamma, sono venuta a dirti che ti perdono. Cosa vuol dire? Stai già mettendo la colpa su quello che magari neanche sa di aver sbagliato e dice: ah, va bene. Pensa per te. Amen? Gente che fa così è gente subdola, che non sa come dirti: hai sbagliato con me, quindi dici ti perdono. È meglio arrivare là e dire: guarda, ci sono rimasta un po' male per questa cosa, per questa parola, volevo solo dirtelo perché io ti voglio bene. Amen? Non so se l'hai fatto apposta o meno, magari non l'hai fatto neanche apposta e io ho giudicato male, ma vogliamo fare una pulizia oggi. Per questo chiudiamo i nostri occhi, se vuoi sediti, rimani in piedi, come vuoi. Se potete proiettare sempre la donna che cerca la dramma là dietro. E mentre noi adoriamo Dio, come ti senti in ginocchio, in piedi, come vuoi, prendiamo 5 minuti per fare una buona pulizia dentro di noi. Questa pulizia deve toccare anche le tue mani, anche la pornografia, anche il sesso fa da me, anche un po' più profonda, è pulizia di fine anno, non pulire solo così, un po' più o meno, pulisce proprio là dentro, pulisci quei pensieri che non vanno, pulisci quegli atti, e sto parlando di pornografia anche, inizia a pulire, quando vai a casa butta qualsiasi cosa ti porti ad avere questa tentazione, e facciamo pulizia alla presenza di Dio. Controlla se tu per caso sei perso qua in mezzo e di forse sono perso. Forse vengo qua da tanto tempo o sono a metà strada, un po' di qua, un po' di lì. Decidi oggi. Dio preferisce uno che gli dice di no che uno che viva più o meno. Puoi dirgli anche di no oggi. Quando avrai voglia di dire di sì, ritorni. Puoi dire anche di no, ma sei deciso. Signore,
tutto il mio cuore. Ritorno a te. A parlare con Dio. Non cantare, concentrati su di Lui. A volte possiamo essere quella dramma persa e neanche lo sappiamo. Non penso che il fratello del figlio prodigo sapesse di essere perso pur vivendo nella casa del padre. Non pensava di esserlo, pensava che fosse giusto giudicare quello che aveva detto il padre, che fosse giusto le sue decisioni, fosse ingiuste le sue decisioni. Lui pensava di essere al posto giusto. Noi guardando da fuori vediamo che non è così. Forse tu pensi anche di essere al posto giusto, ma forse sei là, in un angolo pieno di polvere. Forse sei un credente da solo, che non sei più insieme alle altre dramme che erano nella mano di quella donna. Fai la tua vita, fai il tuo cristianesimo. Un po' un cristianesimo fai da te. Ma io voglio dirti una cosa nel nome di Gesù. Dio ha creato la sua chiesa fatta di persone perché voleva che vivessimo insieme. Tanto è vero che la parola chiesa vuol dire
un insieme di persone. All'epoca un insieme di persone che usciva fuori, che stava insieme. La traduzione della parola chiesa è assemblea. E non esiste un'assemblea di uno. Questa è una bugia che il diavolo dice nella tua mente. Non importa, io vado lontano, tanto Dio non lo lascio mai. Se Dio fosse d'accordo, non c'era una parabola delle 100 pecore o delle 10 dramme. C'era la parabola di una sola. Ma lui dice che quando quella torna, le altre fanno festa. Lui ci ha creati per vivere insieme. E il diavolo vuole che noi viviamo da soli, che noi immaginiamo che possiamo staccarci dalla pianta. Ma io voglio dirti questo oggi: quando tu recidi un fiore, al momento sembra bellissima, ma è già morto. Solo che tra qualche giorno incomincerai a vedere le sue foglie che appassiscono, il suo odore che diventa putrefatto, il suo colore che non c'è più, e le sue petali iniziano a cadere. Non esiste una pianta, un ramo fuori dalla pianta che sopravviva. Noi abbiamo bisogno più che mai di stare insieme, di pregare insieme, di conquistare insieme. Per questo non posso finire quest'anno senza dire a te che hai vissuto in un angolo, che hai vissuto dicendo: ma io so che c'è Dio, infatti non sei fuori dalla casa, sei dentro. Non possiamo finire quest'anno senza invitarti a ritornare da Lui e a ritornare da noi. Che non vuol dire che devi venire in questa chiesa. Puoi scegliere il gregge che più ti piace, però scegliene uno e stai lì insieme. Il piano di Dio è insieme. Ricordati, io ho preso il tuo deserto, trasformandolo in giardino, su cui possiamo passeggiare. Ti nutrirò con cibi che il mondo non conosce, non è il pane che ti nutre, ma ogni parola che invento per te. E allora ti ricorderai di me, alzerai il mio nome sopra le nuvole, e non dimenticherai che ti amo, sei il mio figlio.
ricordati, io feci il tuo miracolo, da polvere a diamante, che nessuno potrà mai rubare. Cammineremo in un paese che non puoi sperare, alla destra quel che vuoi e a sinistra quello che desideri. E allora ti ricorderai di me, alzerai il mio nome sopra le nuvole e non dimenticherai che io ti amo, sei il mio figlio. Padre, sei un Dio meraviglioso, e io voglio confessare che io non vivo senza di te. Resta qui e guida i miei passi, perdona i miei peccati e fai di me un uomo migliore per te. Ti amo e ricorderò di te, alzerò il tuo nome sopra le nuvole e non dimenticherò che sei il mio Dio, sei il mio Dio, il mio Padre, il mio amore, sei tu. Oggi, mentre noi continuiamo a pregare, se tu pensi che sei una dramma persa là nella casa di Dio, se sei stato lontano, lontana dalla sua casa, se sei invece una persona che eri lontano proprio là nel profondo mondo, non importa se eri dentro o fuori, noi vogliamo invitarti a venire qua oggi, vogliamo rallegrarci con te. Vogliamo darti il benvenuto nella tua decisione. Se tu sei là una persona che rimane a metà strada da tanto tempo, io voglio invitarti oggi ad avere il coraggio di dire: Dio, io ti voglio nella mia vita. E il coraggio di prendere una decisione che duri per sempre. Una decisione che duri per sempre. Forse dovrai pagare un caro prezzo anche per questa decisione, ma è una decisione che devi durare per sempre. Io ti invito a lasciare il tuo posto e a venire qui. E non c'è nessuna vergogna in questo, perché è il momento di tornare. La Bibbia dice che c'è più gioia per chi era lì, forse anche lontano, lontano, forse hai mangiato con i maiali, non c'è problema. Dio preferisce una persona che chiede scusa, perdono e torna a casa, che uno che pensa di non aver bisogno di chiederle. Se invece dice: io non ho mai lasciato Dio, però ho lasciato la sua casa, la sua chiesa, ero arrabbiato con le persone,
Sono stato giudicato, giudicata e non volevo più tornare, non volevo più saperne. Se tu sei quella persona, vieni qua davanti oggi e chiudi bene i tuoi occhi, perché magari oggi può essere il giorno che cambia la tua storia, e io credo che sarà così. Se tu dici sì sì, io sono nella casa di Dio, ma non sento più amore per Lui e per nessun altro, sono freddo, fredda, questa è una chiamata anche per la tua vita. Sei quella dramma lì, e io oggi voglio fare pulizia in questa chiesa e trovarti per dirti che sei prezioso come le altre che sono ancora nelle nostre mani, per dire che ti voglio usare come le altre per conquistare questa nazione e per cambiare la storia delle persone, per dire che non puoi rimanere nascosto nel tuo angolo, perché tu meriti di più, perché sei una moneta di gran valore, non puoi rimanere nascosta in mezzo alla polvere. Per questo non aver vergogna. È più vergognoso rimanere in mezzo alla polvere, senza valore, che decidere di tornare a Lui e avere il valore che Dio ci vuole dare. E io chiederò a tutte le persone che sono qua, ai leader di cellula, a quelli del team apostolico, di pregare per ognuno di loro con molto amore, di abbracciarli, di coccolarli e di dargli il benvenuto, e poi noi faremo festa tutti insieme per la loro vita. Venite qua, preghiamo per ognuno di loro. È il momento di brillare ancora. È il momento di tornare alla sua presenza. Il nostro desiderio di vederli guarire, di vederli tornare, di vederli essere amati ancora. C'è altra gente seduta lì. Vieni qua, fatti vedere, dramma, perché possiamo prenderti, perché possiamo volerti bene, che possiamo ricominciare con te. Dai una chance anche a noi. Vieni qua e brilla un pochino, perché forse non ti stiamo vedendo, perché possiamo volerti bene e aiutarti. Questa è solo una famiglia che ti vuole aiutare, non perfetta. Stiamo imparando a volere bene e amare la gente di più. Stiamo cercando di dare del nostro meglio. Vieni qui, dramma nascosta. Fatti trovare da noi. Adesso io vorrei invitare tutti voi che siete là al vostro posto di iniziare a venire qua davanti ad abbracciarli, perché la Bibbia dice: chiama i vicini, chiama gli amici e digli di venire a far festa, perché la dramma è stata trovata. Digli di far festa.
festa perché la pecora è stata trovata. Digli di far festa perché suo fratello sta tornando a casa. Per questo vorrei che possiate uscire dal vostro posto e venire ad abbracciare queste persone, a dare il vostro affetto, abbracciarvi tra di voi. Iniziate ad abbracciare tutti, iniziate a dirgli: che bello che sei qua. Dai, non mollare, non mollare. Vai là, abbracciali, abbraccia, abbraccia la gente che è vicino a te. Digli: dai, non mollare. Ti sei benvenuto. Il tuo cuore è benvenuto in questo posto. Se accendete un pochino i lampadari possono vedersi un po' meglio mentre si abbracciano. Così. Soprattutto venite qua a far festa. La Bibbia dice: chiama quelli di fuori, chiama i vicini. E lei ha chiamato le vicine e ha detto: dai, fai festa anche tu. Inizia ad abbracciare questa gente. Inizia a dire: wow, che bello che sei qui. Dai che ricominciamo da capo. Dai che ce la possiamo fare. Dai che possiamo partire da qui. Abbraccia la gente attorno a te, vicino a te, dietro di te, davanti a te. Digli: noi ti vogliamo bene. Continua a brillare. Continua, vieni a stare con noi. Non stare nel tuo angolo. Non permettere al diavolo di dirti che la solitudine va bene, perché non è vero. Dio non ci ha creati per vivere soli, Lui ci ha creati per vivere insieme, anche se ci sono dei momenti dove siamo soli. Abbraccia un po' le persone, anche tu che non hai mai abbracciato nessuno, dai, oggi lo puoi fare, non è difficile, basta far così, guarda. Abbraccio, abbraccio, abbraccio la gente. Dili: dai, non mollare. Tu sei una trama preziosa in questo posto. E anche se ti sei perso per un attimo, noi vogliamo ritrovarti. Noi vogliamo ritrovarti. Abbraccia tutti, anche quelli che non erano le trame. Abbraccia anche le trame che non sono perdute. Dai, 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 impariamo ad abbracciarci, a volerci bene. Anche se non conosci, dai, 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 esci dal tuo posto. Abbracciare fa bene. Sei una trama preziosa. E non importa che sei stato un attimo all'angolo. Perché il tuo futuro, il tuo destino non è l'angolo. Il tuo futuro, il tuo destino è vivere insieme alle altre tramine come noi. Per brillare, per riscattare questo mondo. Siete speciali, preziosi, meravigliosi, santi di Dio. Passa abbracciando, non interessa chi è. Abbraccia tutti, dai. Diventiamo più umani. Non solo perché è Natale ormai è passato, ma perché siamo figli di un Dio che ama, di un Dio meraviglioso che ti vuole bene, che ti vuole bene, ti vuole bene. Siete benvenuti. Siete benvenuti. Siete benvenuti. Super benvenuti sempre. Noi vi amiamo. E vi promettiamo che miglioreremo, impareremo ad amare meglio. Dai, 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 mentre passi, abbraccia qualcuno. Se vedi uno là impalato, abbraccia anche quello.
lascerò, nessuno mi fermerà. Io voglio Cristo, io voglio Cristo. Avanti andrò, io vincerò, nessuno mi fermerà. Io voglio Cristo, io voglio Cristo. Col passato e i miei occhi vedo un futuro, tutto è nuovo per me, tutto è nuovo per te, e da questa strada io non mi allontanerò, sono fermo in te. Signore Gesù, grazie che sei nella mia vita, grazie per la tua casa, grazie per la tua presenza e grazie per la gioia che tu metti sempre nei nostri cuori. Che Dio continui a benedirvi. Il 31 io sarò qui, libereremo la parola profetica per l'anno 2016, non mancare, saremo qua insieme a pregare, a celebrare, incominceremo veramente bene, sei invitato a stare con noi. Grazie e buona domenica. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre.
cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.